Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che hanno sbloccato nuovamente le fiamme di Bowser, il che finalmente ci permette di passare da zone che prima erano ovviamente inaccessibili e di bruciare tutti quanti gli ostacoli sul nostro cammino. Ancora tu, che ci fai qui? Oh, monsieur, je suis, sono qui perché bien, ho un problema. Il mio dolce cucciolotto Fido Blocco si è perso. Yuhu, Fido Blocco, vieni qui, tu me manchete. Non so se ho mai letto giusto, ma penso zero totale. Bau bau. Fido Blocco, mon amour, so, vieni qui da bravo, ho un sacco di croccantini per te. Oh, per tutti i blocchi, che cosa è successo? Bau bau, che cazzo guardi tu? Ma che gli è preso? Hai detto cucciolotto, ma sembra una belva. Oh, oggi sembra un po' nervosetto. Quando fa così bisogna dargli un paio di buffetti per farlo calmare. Altro che buffetti, lo calmerò a suon di pugni. Oh, deve fare attenzione. Fido Blocco è molto dangerous, pericoloso, quasi imbattibile quando si arrabbia. Non può sconfiggerlo usando solo i pugni. Bow bow, vieni qui, stronzo. Oulala, monsieur. Stia attento quando Fido Blocco salta. Non le basterà un pugno per salvarci. In quel caso le consiglio di sfruttare il suo guscio. Tenga premuto Y per difendersi col guscio. Vuole che le spieghi meglio? No. Parble. Aia, è troppo presto. Fermi un momento. Lei stava pensando di usare il pugno. No, no, non va. È pericoloso usare i pugni contro Fido Blocco. Fido Blocco non sopporta il calore, quindi è molto meglio usare il fuoco. Monsieur, immagino che lei sappia giocare con bien col fuoco. Vuole che le spieghi? No. Oh, non le serve. Allora, a parte che pensavo di colpirlo, ma è stato più lento di quanto mi aspettassi. Eccoti questo, stronzo! Brucia, 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 brucia! Aia! Beccati questo pugno! Aia! Te stronzo! Ci hai messo un po' effettivamente a ritornare, eh? E di beccati di nuovo il fuoco! Scemo! Aia! Scotta, 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 scotta! Bau bau! Ah, speravo di farlo fantastico! Ecco qua! E vabbè, io sto abbassato che tanto. C'era un counter davvero per stare abbassato? Non mi ricordavo. Non mi ricordavo per un cavolo. Ah! Vabbè. Aia! Lui che ritorna prepotentemente. Dai, forse questo è l'ultimo colpo ed è andata. Puff, esplodo. Pam, parabam, pam, 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 pam. Ah, di poco, che nervoso. Speravo di salire di livello. Me ne vado. Oh, che amore. Guardi che eleganza nei movimenti. Musher, attenzione, Fido Blocco. Tu me manks. Non so se la pronuncia è giusta, però intendeva che gli mancava, quindi tanto meglio così. Polo Picantes e 5 yen. Allora, non sono yen perché sto giocando appunto ancora a The World End With You e quindi di conseguenza quello che guadagno sono yen. E quindi ancora tutti i soldi che guadagniamo per me sono yen. Vieni qua tu. Ah, vabbè. Allora, io non mi ricordo se già ha senso aspirare i nemici. Credo di no. Credo di no, perché finché non ci esce il prompt di storia che ci dice che dobbiamo aspirarli,
mi sa che non mi conviene neanche perderci tempo. Ecco fatto. Andati gli alberi. Pam 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 pam. Ti prego, sali di categoria. Voglio metterti già due oggetti. Non sei salito di categoria. Vabbè, è ovvio che non sarebbe successo. Ci speravo, ma era ovvio perché Bowser ha solo 3-4. Ma lo scopriremo più avanti. 4 categorie, quindi. Che ti aumento? La difesa? No, ecco, le corna hanno dei bei numeri. Ma come mai? Roba a cui non sto dando importanza. Cioè, o meglio, non vorrei che questo titolo abbia il sistema inverso, ovvero quello che non aumenti. Cioè, lo fa al contrario. Più punti su una sola statistica, più ti dà numeri alti, e meno ti controlli sulle altre, più ti darà numeri bassi. Speriamo di no, se no siamo rovinati. Benissimo. Benissimo. Non era la cosa più fondamentale a cui volevo puntare, però era l'unica che al momento aveva dei numeri buoni, quindi ho detto vabbè, tanto vale. 50 monete. La cosa buona è che fra Bowser, Mario e Luigi i soldi sono comunque come dire, condivisi, quindi di conseguenza quello che guadagniamo con uno lo guadagniamo anche con gli altri. Perfetto. Ok, uno è andato. Crepa. Pam paravam pam 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 pam. Bowser, vabbè che, allora, in questo titolo principalmente è vero che condividi con tutti, diciamo, lo screen time, ma siamo seri, la maggior parte del tempo lo passi con Bowser. E soprattutto, appunto, usando Bowser, sei per la maggior parte al di fuori del mondo così. Ok, prima i dispari, poi i pari. E dicevo, appunto, devi puntare molto sul livellare Bowser. È vero anche che livellare Mario e Luigi è importante, per carità, non lo mettiamo in dubbio. Ma se aumenti Bowser, a parer mio, ti semplifichi molto di più la vita di quanto te la semplificheresti a potenziare Mario e Luigi. Io la vedo così, almeno. Siamo già al pezzo dove Bowser si mette a mangiare? Davvero? Sembra un po' presto, no? 50 monete. Oh, ma guarda, un blocco per Mario e Luigi che ovviamente a Bowser non serve. Vediamo, di qua non c'è nulla. Torniamo indietro e proseguiamo. Che cosa c'è qui? La prateria, ricco foglie e la spiaggia. Grazie. Oh, ma guarda, Fido Blocco. Cuscia, Fido Blocco, comportati bene. Non spaventare il nostro prezioso cliente. Wow. Madonna, ma una cuccia un po' più grande? Oh, monsieur, è il destino a farci incontrare così spesso. Cosa faccio qui? Bien, che vuoi vedere? Je me occupo del commercio. I croccatini Fido Blocco sono tre scostosi e allora ho deciso di aprire un negozio. Bien, monsieur, copri qualcosa, s'il vous plaît. Non so come si legge. Et pas, può dare qualche monetuscia a Fido Blocco? Gioca tanto con le monete. In cambio potrebbe decidere di darle l'equipaggiamento. Sai che effettivamente non mi sembra di avergli mai dato monete? A parte che ho sbagliato. Ah ma perché vende. Ok, non mi ricordavo questa cosa. D'ora in poi ti darò delle tecce di fortuna d'oro. Babbo, sarà più facile vincere. Non mi ricordavo che anche Fido Blocco fosse un venditore. Allora, con calma. E c'è possibile aiutarla? Allora, vediamo gli strument. Abbiamo solo roba inutile al momento, quindi non mi serve, grazie. Merci beaucoup, au revoir. Vediamo Fido Blocco invece. Oh, perché sbaglio. Vediamo Fido Blocco che cosa vende. Allora, abbiamo solo due gusci. Con nessun effetto speciale. Non va bene, non va bene, mon ami. Mi serve roba migliore. Ciao. Attenzione, aspetti un momento. Cosa vuoi ancora? Monsieur, ho potuto apprendere che la sua forza e la sua gentilezza. Ho un favore da chiederle. Non ho tempo da perdere con un cubo. Muoviti e dimmi cosa vuoi.
Oh, se permette le spiegherò in breve. Come ben sa, io sono un collezionista di blocchi, il più famoso tra i collezionisti di blocchi, ma non sono ancora riuscito a trovare alcuni blocchi. Dei dolcissimi blocchi pieni di gioia e vita, i fuffi blocchi. Sarà fatti così. Questa è una coppia che ho creato. Guardi che dolce, scalda il cuore, non trova? Lo voglio, li voglio tutti i fuffi blocchi del regno. Li riempio di dolcezze e li farò diventare le mascotte nel negozio. Lo so che Fido Blocco è geloso, ma sono così affascinanti dei fuffi blocchi. Li sogno la nuit, ci penso le journée, voglio i fuffi blocchi. In poche parole, la pregherei di portarmi dei fuffi blocchi se li trova. Un gentilhomme come lei non può rifiutare un favore. Bien, allora è deciso. Vuole che le spieghi meglio? No. Oh, sa già tutto? È sicuro? No, no, non mi interessa. Oh, capisco. Allora lascio fare a lei. Sono certo che troverà dei fuffi blocchi lungo il cammino. In tal caso la prego di portarmeli tutti. E in fretta. Monsieur, la mia ricompensa non la deluderà. E sarò sempre disponibile a dare le spiegazioni più dettagliate. Ho fede lei, monsieur. Più che altro, Ciccio, mi serve sapere dove sono. È probabile che è colpa mia che avrei dovuto chiederglielo. Ma mi serve sapere dove sono nascosti, più che altro. Perché in teoria c'è la mappa che ti dice c'è uno, 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 uno. Solo quello mi interessa sapere. Promontorio o una montagna, quindi la zona precedente. La spiaggia. La foresta selva fosca, che dovrebbe essere qua dove siamo adesso. Quindi ce ne sono due qui. E gli altri, ovviamente, dove visiteremo più avanti nel gioco. Quindi due solo già nella foresta. Io ti dico, torniamo indietro appena troviamo un Varkran e andiamo appunto sulla montagna e andiamo a prendere il blocco mancante, i fuffi blocchi mancanti, ovvero tutti. E la cosa importante in realtà è andare su qualsiasi nemico. Qualsiasi nemico potrebbe nascondere un fuffi blocco. Di conseguenza, una volta che abbiamo la possibilità, facciamo l'aspirazione su tutti i tipi di nemici. Per esempio questi qua, è molto probabile che ce ne abbiano uno. E infatti, che schifo, eccolo qua un fuffi blocco. E se la ride Bowser. Ci toglie un turno d'attacco fare questa cosa, ma per uno degli attacchi più potenti di tutto il gioco, questo è altro, giusto? Speravo di dargli l'effetto scottatura. Speravo che fosse morto. Dai. Ancora una fiammata e via. Perfetto. Pam, barabam, pam, 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 pam. Speriamo che Bowser salga presto. Eccolo qua il tanto agognato nemico che impediva a Bowser di sputare fiamme. Ecco fatto. Ahia, bruciamo, siamo fatti di legno. La cosa incredibile è che io non mi ricordo se adesso ce n'è un altro qui. Perché in teoria lui ha detto che se ne trovano due già solo nella foresta. Però non so se è un caso, nel senso puoi trovarlo veramente a caso su ogni tipo di nemico, o dobbiamo proseguire adesso per trovare il prossimo che c'è qua nella foresta. Comunque quello è andato, fantastico. E addio l'alberello. Pam, parapam, pam, 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 pam. Speriamo di salire presto di rango, perché voglio mettere a Bowser già... la sveglia. Già la seconda... come si dice? Il secondo equipaggiamento. Oh, ma guarda, c'è una catapulta qui. Catapulta che al momento mi sa che è l'unica opzione che abbiamo per proseguire. Quindi... va bene, ci salgo. E via. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Mi fa molto ridere come si sia accovacciato per fare sta roba. E c'è un blocco di salvataggio, incredibile. Questo vuol dire che c'è un Varkran, perfetto. Allora, facciamo la cosa più logica. Torniamo indietro e andiamo già a cercare i fuffi blocco. È importante farlo.
Ni, nel senso, ci stiamo solo portando avanti. Anzi, io in realtà non so se sono riapparsi i nemici. Questi qua invisibili. Cioè, nel senso, quelli che uccidiamo solo camminando ci sono, quindi. Forse. Ecco appunto. I denti sono riapparsi. Perfetto, crollano al nostro passaggio. Fufi blocco ottenuto. Abbiamo mangiato il lecca lecca e la spiaggia è pulita. Questo vuol dire che nella foresta probabilmente dobbiamo solo proseguire più avanti se vogliamo ottenere gli altri fufi blocco. Va bene, colpa mia qua. Va bene, ma sai cosa? Con i Goomba questi qua cicciottosi, purtroppo aspirare vuol dire perdere di conseguenza i punti esperienza perché scappano. Perfetto, Bowser sale di livello e dobbiamo aumentare qualcosa. Io voglio aumentare la difesa, ma ci sono dei numeri terribili. Spero davvero che non sia come ho detto io, che devi puntare a numeri, cioè a statistiche che hanno numeri bassi per avere numeri più alti, perché sennò non avrebbe veramente senso. Beh, non credo, perché l'attacco c'ha solo 1 e un 4. Però almeno 4 di difesa l'abbiamo appena ottenuto. Forse però effettivamente puntare alla difesa per Bowser sì è importante, ma non è fondamentale. Dico che non è fondamentale perché uno degli equipaggiamenti di Bowser è sicuramente il guscio, e il guscio è un boost di difesa già molto alto di per sé. Certo, avere comunque la statistica di difesa alzata è sicuramente un plus, vuol dire comunque sopravvivere a molti colpi. Però qua bisogna andare a tentativi, purtroppo, perché magari molti di questi non nascondono veramente il gattino, ma c'hanno solo ste caramelle. Purtroppo niente fortuna in questa zona. Proverò a tornarci più avanti perché ovviamente li dobbiamo prendere i fuffi blocchi. Ok, prima di avanzare di nuovo sono tornato un attimo indietro per vedere se gli altri alberi avevano per qualche tipo di fortuna. Ecco. Uno dei... Oh, ma questo c'ha la ghianda. Ottimo. Uno dei gattini, ma ovviamente nulla. Però magari... No. Mi sa che dobbiamo andare ancora un po' più avanti se vogliamo ritrovare qualche fuffi blocco. Però magari se abbiamo un po' di fortuna riusciamo a salire di livello adesso. Se riusciamo a salire di livello sono comunque contento. Tanto, forse, allora, volevo mettere le zanne che aumentano i danni da fuoco di Bowser, ma in realtà non ne vale neanche la pena al momento, perché tanto con due colpi bene o male li facciamo fuori. Quindi non sto neanche lì a mettermi a cambiare l'equipaggiamento di Bowser, ma per il semplice fatto che alla fine... È vero anche che il grosso, come dicevo, della difesa di Bowser è appunto... Niente gattino. È appunto il suo guscio. E quindi magari non puntare tutto alla difesa ci può stare. Però è sempre meglio tenerla d'occhio la difesa. Non si sa mai che un colpo critico... Una serie di colpi alla fine ci finisca per uccidere. Si sa mai. Meglio stare comunque attenti. Ah! Oh! Ehi, mi ha schiacciato il piede! Eh? Che cos'è sto rumore? Ai 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 ai! Aiuto! Sto soffocando! Voglio la mamma! Ehi, che fate lì? Ehi, voi laggiù, che state combinando? Il mio castello è in pericolo. Vi sembra il caso di stare lì a far bardoria? Bowser! So c'è il crudeltà! Ehi, non vedo, spostati! Bowser! Bowser, aiuto! Un tizio verde chiamato Sughigno ha attaccato il castello e ha rinchiuso tutti noi dell'unità gomma in questa gabbia! Cosa? E voi siete stati lì a guardare? Quando il nemico attacca si colpisce con forza. E questo è il motto dell'unità Goomba.
Sì, però, ecco, è successo tutto così all'improvviso. Ci scusi, sua malevolenza, perdoni la nostra inettitudine. No, e le altre unità? Che fine hanno fatto? Forse sono stati tutti imprigionati. Non vi addestrate abbastanza, è ovvio che non riuscite mai a sconfiggere Mario. Ci perdoni, sua scorbuticità. Scorbuticità. Adesso vi tiro fuori, venite con me a salvare il castello. Grazie, Bowser. Ma come farà a raggiungere quest'isola? Mi basterà trovare qualcosa da usare come ponte. Per uno con la mia forza non esistono ostacoli. Quindi dobbiamo cercare qualcosa di grosso che ci permetta di passare. Questo potrebbe fare al caso nostro. Però aspetta, prima voglio vedere se c'è un altro alberello. No, niente, nessuno con cui fare a botte, peccato. Potrei usare questo come ponte. Sembra bello pesante, ma penso di potercela fare tranquillamente. Tocca a noi, Mario. Andiamo, Luigi. Ehi, qua è tutto illuminato. Sembra un rave party. Sì, ma in Italia li hanno vietati. Allora, 1, 2, 3, 4. Perfetto. Perfetto. Non dovremmo avere problemi a queste sequenze, non sono neanche così difficili. Ancora uno sforzo. No, cavolo, troppo presto. Mario, questa è stata velocissima. Non ho fatto neanche in tempo, veramente. No, no. Vabbè, ma questa è stata veramente ingiusta. Quella lì è stata velocissima. Tan 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 tan. È stato facile. Qui si può passare? Oh, lui! Ecco forse dov'è nascosto il gattino. Ecco dov'è nascosto il gattino, probabilmente. Allora. Oh, merda. Aia. Allora, prima di tutto dobbiamo aprirlo, lui. E c'è molta possibilità che a volte scappi se lo colpiamo troppo forte. Dai, apriti per favore. Dio mio, le tempistiche. Perfetto, non scappare, ti prego. Gattino trovato. Yes. Allora, qua è stata colpa mia che i tempismi li ho cannatissimi. Ma gattino trovato. Ciao. Pam 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 pam. E vai, sono salito di livello. Che ti aumento, Bowser? La vita? Un 5. Bellissimo quel 5. Bellissimo. Complimenti a noi. Quindi, abbiamo trovato altro gattino. Possiamo andare a liberare l'unità Goomba. Ah, speravo ci fosse il Warp. Però... Eccomi qua, scemi. Siete liberi. Evviva! Siamo salvi! Lode al grande Bowser! Bene, prossima meta, castello di Bowser. Sì, signore! L'unità Goomba sarà al tuo fianco, ora puoi usare l'attacco speciale Goomba. Bene. Che disgustevole emozione, mi viene da piangere. Un incontro tra funghi e tartarughe, una specialità dello chef. Maledetto, come hai osato fare questi miei piccoli sgherri? Non te la farò passare liscia. Ho seminato qua là i tuoi piccoli sgherri come tenere ghiande. Dai un'occhiata a questo programma, sono sicuro che troverai coinvolgente. Ovvero ci fai vedere dov'è che sono nascosti tutti gli attacchi speciali? Supremo Bowser, l'unità Koopa ci salvi. Sos, 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 qua unità bom bomba, passo. Sos, necessario che manovra di salvataggio, passo. Unità tipo timido in comunicazione, siamo stati catturati, che vergogna. Dannazione, te la farò pagare. Genio della tattica, quanto credi che ci metterò a fare il mio e il tuo castello? Là dentro hanno tutti capito che non conviene schierarsi con i perdenti come te. Certo, bisogna vedere se il tuo disgustevole zampone sanno come arrivare fino a là. Eeeh.
Mi fai bene, renditi utile intrattenendo questi due bei fusti. Insomma, usa il tutorial per provare l'attacco nuovo. Sua temperità! Anche noi dell'unità Goomba l'aiuteremo a combattere. Grazie alla strategia Goomba si potrà sbarazzare di questi avversari in un baleno. Tuttavia, siamo rimasti imprigionati a lungo e dovremmo scaldarci un po'. Perciò vorremmo allenarci seguendo i tuoi ordini come facciamo sempre. Che ne pensa? Va bene. Allora, scelga l'attacco speciale. Vabbè, allora, qua avrei potuto saltare, ma giusto per farlo lo facciamo. Più che altro devo vedere anche se mi conviene, perché più avanti ci servirà, utilizzare il mouse oppure utilizzare la tavoletta grafica. In quel caso lo facciamo come farebbero i professionisti. Ok, attacchiamo. Insomma, Bowser, si ricordi dello stilo? Come sa bene, per il nostro attacco speciale occorre lo stilo. Se lo stilo è pronto, possiamo iniziare. Attenti, pronti allo scontro. Ok, siamo pronti per iniziare, siamo Bowser. Mi lasci ripassare la strategia. Noi arriveremo del corso da sinistra e lei ci darà fuoco toccandoci con lo stilo. Quando prendiamo fuoco riusciamo a portare attacchi più efficaci. Si inizia! Avanti il primo! Adesso! Tocchi quel Goomba! Ottimo sua reattività! Continuiamo! Avanti il secondo! Samba Bowser, tocchi quest'altro Goomba! Perfetto sua intuitività! Sembra che non ci sia alcun problema! La ringrazio immensamente per averci fatto fare un po' di addestramento! Mi lasci ricordare che lo stile è necessario per attacchi di qualsiasi unità! Vado a unirmi all'attacco! Alla carica! Ah, cavolo! È più facile sul Nintendo DS perché ce l'hai già a schermo quello che succede. In questo titolo è difficilissimo usare attacchi del genere così. Su emulatore. Sono comunque contento di aver già trovato tutti i fidoblocchi che ci servivano. Ecco fa. Oh, è ancora vivo? Incredible. Non per molto. Cavolo, forse è meglio addirittura il mouse per almeno i Goomba. Devo vedere, perché magari qua con i Goomba aveva... era una cosa di precisione e sai, a schermo li vedi, tac 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 tac, è più facile. Qua invece devi seguire direttamente proprio il mouse, invece che guardare a schermo e schiacciare automaticamente. Devo fare un attimo di prove. E allora, intanto, torniamo indietro. O per meglio dire, proseguiamo. Si prosegue. Da questo lato ci sarà un punto di salvataggio? No. Ma c'è un'altra cassa piena di soldi. Io ti dico, colpiamo col fuoco e speriamo di aprirlo. Già adesso ci speravo in realtà. Speriamo che l'albero non crepi, perché volevo aspirarmi la ghianda, giusto per cura. Ah no, in realtà siamo full vita. È certo. Che schifo di nemico quelli che fuggono. I nemici che fuggono fanno veramente schifo. Li odio. Ecco qua uno sciroppo. Detesto che durante uno scontro un nemico mi fugga, perché poi non mi permette di, come dire, di ottenere i punti esperienza o comunque la soddisfazione stessa di ucciderlo. Perfetto, dammi un colpo critico. Va bene. Va bene, va bene. Anche se non era un critico, l'abbiamo uccisi e sono contento lo stesso. Ah, è vero, è vero, è vero. Bowser ha tre tipi di... come anche Mario e Luigi, ha tre tipi di equipaggiamento. Non mi ricordavo che il terzo era l'anello. Mi ricordavo le zanne e appunto il guscio. Vieni qua. Perché tanto tu mi vieni addosso, però poi scappi come un coniglio. Sei veramente una caghetta. Tra l'altro mi sa che se gli lancio dietro la moneta lui si cura. Sono abbastanza sicuro di questo. Ops, ho sbagliato. Non morire, eh? Apriti anzi. E non fuggire soprattutto. Forse l'abbiamo ammazzato. No, è ancora vivo. Ma sì, dai.
abbiamo bisogno di un po' di soldi a inizio il game. Ah, però è vero, aspirandolo lo uccidiamo, mi ero dimenticato di questa cosa. Se lo aspiriamo una volta che è aperto, lui muore. Ottimo da sapere, in realtà. Vieni qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Tanto meglio per noi, in realtà. Perché ci conviene due volte. Ah, stupido. Ci guadagniamo a livello proprio di soldi e ci guadagniamo uccidendolo. Ti prego, non fuggire. Lanciato indietro la moneta, questo vuol dire che si cura. No, vuol dire che non, che scompare e basta, fine. Perfetto. Apriti, apriti, apriti. Bravo, non fuggire. Non fuggire. 10 monete, 5 monete, ottimo, ottimo, ottimo. Eccolo lì. Se non gli fai abbastanza danno, quando lo aspiri, fugge. È un po' una fregatura questo nemico. Non mi è mai piaciuto combatterlo, ma perché semplicemente fuggiva e non mi dava mai quello che guadagnavo, ovvero i miei punti esperienza. E noi ci fermiamo qui, perché di là cambia la zona. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!